Sono finito a fare il volontario digitale all'interno di una scuola, di Tuna Panda Institute, nello slum di Kibera. Ciao, sono Filippo, faccio parte del team dell'Innovation School, mi occupo di trasformazione digitale, innovazione nel B2B. La prima volta che sono entrato in contatto con l'ecosistema di Talent Garden è stato all'incirca 4 anni fa, ho frequentato il master in Growth Hacking. Uno dei principali takeaway che mi sono portato a casa da quel master, da tutto, è stato proprio il mindset del vivere in beta. Ovvero non dare mai per scontato il fatto che quello che stai facendo oggi probabilmente domani andrà bene lo stesso. Così decisi di prendermi un periodo sabbatico e di fare un viaggio. Mi sono trasferito a Nairobi dove ho vissuto per 6 mesi, poi ho viaggiato, ho visitato il Kenya. Sono entrato in contatto con una scuola che insegna informatica gratuitamente ai ragazzi nello slum in Kibera, che è uno degli slum più grandi di Nairobi. E ho detto: ragazzi, io da domani vorrei venire qua a darvi una mano a fare qualcosa. Così decisi di prendere parte a quel progetto di volontariato digitale che consisteva nell'aiutare quei ragazzi in tutte quelle discipline informatiche. Ma prima di partire per quel viaggio, mi ricordo perfettamente che ho vissuto un periodo della mia vita veramente complicato, perché mi stavo continuamente chiedendo cosa fai, molli tutto, stai facendo una cazzata, stai rimettendo di nuovo in ballo tutto, stai buttando via tutto quello che hai fatto fino adesso. Però poi sono diventato consapevole che quando tu ti spingi un pochino oltre quella zona comfort, senza sapere esattamente cosa stai facendo, inizi un tuo viaggio interiore e poi anche esteriore, avvengono delle cose meravigliose. Ho deciso di provare a trasformare quel volontariato digitale in un programma, appunto, Skillando, che permette a ragazzi con competenze nel digitale, quindi a marketers, developer, content creator, o comunque persone con skill nel digitale, di poter partecipare annualmente, ogni anno, a 1 o 2 missioni di volontariato digitale nei paesi in via di sviluppo. Io, più che dare dei consigli, perché non ritengo di avere delle verità in tasca, delle istruzioni, vi posso dire cosa ho fatto io. Io mi sono ascoltato molto, ho cercato di partire da dentro per poi uscire fuori di me e andare a costruire qualcosa che avesse un significato in primis per me e in secondo luogo per le altre persone.